Venerdì 6 ottobre, buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Incendio inizio pomeriggio al cinema Saronnese. Un'alta colonna di fumo nero era ben visibile in tutta Saronno e anche nei paesi dei dintorni. Il servizio di Roberto Banfi con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. L'allarme è scattato alle 14 di oggi, quando in centro tutti hanno visto quell'altissima colonna di fumo che si alzava verso il cielo. A bruciare era la copertura dello storico cinema saronnese di via San Giuseppe, dove proprio in questo periodo sono in corso alcuni lavori di sistemazione. La prima scintilla sarebbe proprio scaturita dalle opere di impermeabilizzazione del tetto. Le vie attorno al cinema sono state chiuse e l'intervento di diverse squadre dei pompieri ha consentito di evitare il peggio. Nel giro di un'ora il grosso dell'incendio era stato domato. Nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. I pompieri sono rimasti poi sul posto per l'intero pomeriggio per smassare le ceneri, la messa in sicurezza e per avviare accertamenti sulle cause dell'accaduto. Solo nelle prossime ore si avrà un quadro complessivo dell'entità dei danni anche all'interno del cinema. Ancora una tragedia, ancora un fungiat che ha perso la vita. L'incidente fatale è avvenuto in Valle Vigezzo, dove un uomo è caduto in un canalone. Marco De Ambrosis. Un'altra tragedia in montagna, a perdere la vita ancora un cercatore di funghi, ritrovato in fondo ad un canalone. È successo nel pomeriggio di oggi con l'allarme che è scattato in Valle Vigezzo, sulle Alture di Toceno. Qui, precisamente nei boschi di Ervogno, due escursionisti hanno notato uno zaino e due bastoncini. Preoccupati hanno allertato i soccorsi. Subito si sono messe in moto le ricerche con le squadre del soccorso alpino vigezzino e del SAG. I timori purtroppo erano fondati, i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo in fondo ad un canalone ed hanno tratto in salvo il fratello della vittima. Anche lui era scivolato, ma era riuscito a fermare il suo volo aggrappandosi ad una pianta. La sama del fungiat è stata recuperata anche con l'intervento dell'ambulanza, con le operazioni che si sono concluse poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Domodossola. A Solbiate-Olona la scorsa è stata una notte in bianco per un'esercitazione generale, una prova in caso di calamità naturale o di catastrofe. Il servizio è di Veronica Derivo. Uno scenario apocalittico con sirene e feriti, persone in grave pericolo e la corsa per salvare vite e mettere in sicurezza l'area, di notte. L'allarme ha spaventato la popolazione della Valle Olona e il tantam ha fatto il giro dei social. In tanti si sono spaventati a Solbiate Olona giovedì 5 ottobre, ma era solo una maxi esercitazione organizzata nell'area festa del paese a ridosso della nuova zona commerciale. Anche se gli organizzatori hanno temuto che sul posto arrivassero anche molte persone spaventate e sono partite le chiamate al 112. Giovedì sera, dopo il calare del sole, c'è stata questa maxi esercitazione di medicina del disastro. La scena apocalittica prevedeva il recupero di feriti da un disastro e il trasferimento all'ospedale Campo Roll 3 del primo reparto Sanità di Torino dell'esercito italiano. L'esercitazione è stata organizzata dall'Università del Piemonte Orientale con l'Università di Bruxelles. Inoltre hanno partecipato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, l'Agenzia Regionale Urgenza e Emergenza della Lombardia, con le articolazioni del 118 di Varese e di Como, la Croce Rossa Italiana con la partecipazione dei comitati della provincia di Varese e di Novara e l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Protestano gli automobilisti coinvolti nel recente crollo del controsoffitto nel parcheggio della Lidl di Varese. Nessuno finora ha pagato i loro. Sì, mi chiamo Francesco Cutroneo, sono uno dei 12 titolari delle auto che sono state danneggiate lo scorso 28 agosto a seguito delle piogge che hanno fatto venire giù questa paratia. Oggi siamo qui, non è una protesta, è semplicemente una segnalazione del fatto che al trascorrere di 40 giorni ancora non siamo stati neanche interpellati dalla Lidl o comunque dall'ente risarcitorio. In verità il giorno 28 il capo area ci ha chiesto la cortesia di rimuovere le macchine perché da lì a massimo tre settimane saremmo stati contattati. Al dunque, richiamato alla terza settimana, ci ha detto di rivolgerci al numero verde della Lidl, come se siamo praticamente in alto mare.
La cosa è davvero, ci dispiace molto, perché abbiamo bisogno di provvedere al risarcimento per far riparare le auto, perché fanno parte della nostra famiglia, del nostro vivere. A Gallarate è stata presentata questa mattina la 24esima edizione di 2000 libri, il servizio di Annalisa Colombo. Esatto, questo è in perfetta linea con quella che è la mia idea di cultura. Come ho detto prima, 2000 libri è uno dei festival più longevi della Lombardia. Il binomio qui in uno dei musei di arte contemporanea più importanti di regione della Lombardia è sicuramente un elemento di forza. Io credo che la cultura debba creare sinergie, deve essere anche connessa tra i vari settori, variegati settori che sono tanti, per creare appunto delle festival come questo, che è un festival riconosciuto e un patrimonio culturale importante per la nostra provincia. L'Itelium Arena, come si chiama ora la casa della pallacanestro varese, si rifà il trucco. Giuseppe Sciascia ha sentito Riccardo Aceti, l'estensore del progetto di riqualificazione del palazzetto. Andiamo a ascoltare che cosa hanno detto. In questo caso parliamo di un palazzetto molto importante per il contesto del basket nazionale, che in corso dei lavori di restyling mantiene la capienza invariata e mantiene tutte le rigorose richieste relative alla sicurezza del palazzetto e alla sicurezza dell'evento, nonostante appunto siano in corso delle importanti lavorazioni di riqualificazione che renderanno ancora migliore il nostro amato palazzetto. Piena fruibilità per il pubblico oggi, ancora più fruibilità per il pubblico da settembre 24, quando sarà tutto completo. Esatto, è in corso un lotto funzionale che prevederà l'incremento al momento di 67 spettatori, grazie però alla realizzazione di ampi spazi che renderanno il palazzetto godibile e apribile tutta la settimana, attraverso la realizzazione di superfici che in un palazzetto moderno oggi non possono più mancare, anche perché danno la possibilità di renderlo appunto attivo e operativo durante tutta la settimana, con l'introduzione di superfici che permetteranno l'utilizzo di nuovi spazi per la visione della partita da diversa prospettiva, con locali che sono assimilabili agli skybox. Sempre a Varese, questa mattina allo stadio Ossola, oltre 400 bambini hanno partecipato alle Pulciniadi. Sabrina Annarezzi ce le racconta con le immagini di Agenzia Blitz. Questa mattina grande tripudio di colori e di gioia allo stadio Ossola con le Pulciniadi, la manifestazione dedicata ai più piccoli con cui si è aperta la Varese City Run. I bambini erano 436 e provenivano da 15 diverse scuole di Varese e provincia, 54 gli accompagnatori che si sono dedicati a loro durante lo spostamento allo stadio e durante lo svolgimento dei giochi. I bambini hanno potuto fare esperienza, nella maggior parte dei casi per la prima volta, con quattro sport molto avvincenti: basket, karate, rugby e ciambara, e si sono divertiti tutti molto. Alla fine, dopo 2 ore di sport, hanno potuto partecipare a una buonissima merenda organizzata per loro come sorpresa, e hanno ricevuto tutti una medaglia di partecipazione, perché appunto, soprattutto nel loro caso, quello che conta è la partecipazione. E passiamo al calcio in Serie C. Domani la Pro Patria scende in campo a Padova. Ecco come inquadra il difficilissimo incontro il tecnico dei Tigrotti, Riccardo Colombo. Assolutamente, hanno cambiato meno, hanno preso però 3-4 giocatori, Varas, Villa, Capelli, che l'anno scorso hanno fatto bene bene, anzi che sono un paio d'anni che fanno bene bene. Hanno preso giocatori di categoria rispetto a tanti anni che magari prendevano giocatori che venivano dalla Serie B un po' magari a fine carriera. Invece secondo me hanno fatto una scelta di prendere ragazzi giovani, forti, che conoscono la categoria. E questo gli ha dato una grossa mano. Hanno tenuto l'intelaiatura dell'anno scorso, l'allenatore che io ho avuto a Salerno è comunque un buon allenatore, quindi gli ha dato continuità, gli ha dato fiducia, e quindi questo, sono più avanti solamente anche per questo, perché comunque partono già da una base solida e non da un cambiamento di 15-16 uomini, perché comunque cambiare 15-16 uomini all'inizio si fa fatica, anche se sono qualità, se hai qualità, se hai il mister più bravo della categoria, si fa fatica sempre. E a proposito di calcio, a Ispra ieri sera incontro pubblico con Gianfelice Facchetti, figlio del mitico capitano dell'Inter e della Nazionale, Giacinto.
Andiamo ad ascoltarlo. È partita bene e quindi ci accontentiamo di questo inizio. La speranza è quella di andare avanti su questa strada, di raccogliere qualcosa, però insomma, di vivere comunque serate emozionanti, belle come quella di poche sere fa a San Siro. Tu hai detto uno dei valori aggiunti di questa squadra è il tifo che la trascina. Sicuramente, sicuramente, da sempre il tifo ha una marcia in più, sia il tifo in tutte le parti dello stadio, penso ai vari club che si fanno chilometri e chilometri per venire a seguire la squadra da vicino, che la curva che spinge, trascina sempre, quindi sicuramente il tifo nero-azzurro ha una marcia in più. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani sera alle 19. Buona serata!